Domenica mattina entra in vigore l'ora legale. Molti sono contenti perché avremo un'ora di luce in più. Infatti, scambiamo un'ora di luce al mattino per avere un'ora di luce alla sera. Ma molti invece soffrono perché sentono uno sfasamento importante. E cosa dice la scienza? Non ci sono prove evidenti sui benefici, mentre ci sono prove certe dei disagi provocati dallo spostare l'orologio biologico di un'ora in modo innaturale. I numeri parlano da soli. Il giorno dopo l'ora legale si registra un picco nei ricoveri per infarto, con un aumento del 24% solo negli Stati Uniti. Ma davvero? Perché succede? L'interruzione delle abitudini legate al sonno, anche solo di un'ora, ha effetti devastanti, con più infarti, ictus e incidenti mortali. Dormendo un'ora in meno, il cervello subisce cali di attenzione e microsonni rischiosi durante la guida e per gli incidenti sul lavoro. E quanto dura? Il primo giorno dell'ora legale è il più pericoloso per l'incolumità della vita, ma lo sfasamento generale può durare anche per intere settimane. In più arriva la primavera, che notoriamente porta sonno e stanchezza. Ma noi cosa possiamo fare? Ecco 7 consigli per non soffrire a causa del cambio dell'ora legale. 1. Dormire prima del solito, possibilmente andare a letto un'ora prima e staccare la mente. 2. Usare oli essenziali rilassanti nel diffusore di aromi alla sera, come lavanda e arancio dolce. 3. Mangiare leggero a cena, evitare zuccheri in eccesso, alcol e sostanze stimolanti. 4. Durante il giorno bere succhi di frutta e verdura, estratti freschi e energizzanti. 5. Fare il pieno di proteine magre, leggere e grassi sani, ottime noci e mandorle. 6. Fare esercizio fisico quotidiano, leggero, con esercizi di respirazione profonda. 7. Introdurre un momento di relax e recupero durante la giornata con yoga e meditazione. In questo modo si introducono strategie di recupero e si evita lo sfasamento durante il passaggio. Meno male, noi ci stavamo spaventando. Niente paura, ma più consapevolezza. Quindi, la prossima settimana, a fine giornata, avremo più luce, ma facciamo attenzione ai segnali di stanchezza. Vivi sano, naturale e vivi a lungo! Sotto in descrizione trovi link ai miei libri ed ebook per stare in forma e stare bene sempre. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale e il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Segui tutti i miei video, iscriviti al canale, attiva tutte le notifiche, metti mi piace e segui la pagina. Iscriviti alla newsletter del mio sito. Ti è piaciuto il video? Metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!